Ritrovati amici telespettatori di Cinamento Channel, un nuovo appuntamento della nostra rubrica Nutrizione e Benessere. Questa settimana parliamo di un pesce che possiamo considerare povero e che in realtà non è neanche molto apprezzato in cucina dai consumatori, ma che però presenta delle buone caratteristiche nutrizionali. Stiamo parlando del cefalo. In realtà con il termine cefalo si fa riferimento ad un insieme di specie accomunate da una struttura morfologica simile, ma con delle abitudini e anche della tipologia della carne leggermente differenti. Quello più comune è quello che viene anche denominato cefalo muggine, che può raggiungere i 70 cm di lunghezza e i 4-5 kg. Di peso totale. Il termine cefalo deriva dal greco che vuol dire testa e fa riferimento proprio alla robustezza, alla grandezza della testa di questo pesce, che per il resto è caratterizzato da un corpo abbastanza fusiforme, una bocca priva di denti, delle striature brune sul dorso e con dei riflessi giallastri, mentre un ventre più bianco e argenteo. Vive prettamente in acque marine lungo le coste, in banchi abbastanza numerosi, però può anche risalire verso acque salmastre e anche dolci. E lo possiamo considerare il pesce onnivoro per eccellenza, però questa cosa è anche un po' il suo difetto, perché in effetti a seconda dell'alimentazione, diciamo, varia di molto la qualità delle sue carni. Da un punto di vista nutrizionale, 100 grammi apportano all'incirca 127 calorie. È ricco anche di sali minerali, soprattutto potassio, fosforo, calcio, ferro e vitamine, soprattutto la vitamina A. Un alimento quindi con poche calorie, proteine ad elevato valore biologico, carboidrati trascurabili e una buona quantità di grassi, che sono però per la maggior parte polinsaturi e quindi anche i cosiddetti grassi buoni, che fanno bene al nostro sistema cardiovascolare. Quali sono quindi le proprietà di questo pesce? Sicuramente, come detto, ha poche calorie, quindi può essere inserito all'interno di diete ipocaloriche, quindi dimagranti, proprio per le caratteristiche nutrizionali e per questi acidi grassi insaturi, si presta bene a tutte quelle tipologie di diete che devono combattere le patologie metaboliche, quindi contro il colesterolo, i trigliceridi e così via. Ha una discreta concentrazione di colesterolo, ma non eccessiva. Abbiamo detto che contiene sali minerali, soprattutto fosforo, calcio, ma anche vitamina D, che nel loro insieme sono importanti per la salute dei denti e delle ossa. Abbiamo detto della vitamina A, che è fondamentale per la vista, e inoltre ha delle carni sode e anche abbastanza digeribili. Non sono note particolari controindicazioni né interazioni con i farmaci. In cucina si presta a differenti preparazioni, però, come detto all'inizio, dipende molto dalla qualità e dalla specie di cefalo che andiamo ad acquistare. In generale, sarebbe opportuno sempre acquistare dei cefali o allevati o che pescati lontano dalle zone portuali, perché, come detto, è un pesce onnivoro, quindi mangia di tutto, e in particolare di alghe filtrate dalla fanghiglia, e quindi potrebbe contenere o trattenere all'interno degli inquinanti. A questo aggiungiamo il fatto che non è molto apprezzato in cucina, perché in determinati tipi di preparazioni tende a rilasciare un aroma molto intenso. Penso diciamo alle preparazioni in padella, quindi oppure fritto al forno, mentre si presta bene ed ha il meglio di sé se è preparato alla griglia, proprio per l'effetto disidratante della brace. Inoltre è
bene segnalare forse la preparazione più pregiata che si può ottenere dal cefalo, che è la bottarga, che diciamo come pregio è equiparabile a quella del tonno. Bene, io vi rimando come al solito all'articolo che troverete sul sito di Cilento Channel, così come sulla mia pagina Facebook Studio Nutrizione e Benessere. Vi invito come sempre anche a scrivere un'email a nutrizionericci@virgilio.it per fare delle domande o per proporre degli argomenti da trattare nella nostra rubrica. E noi ci vediamo la settimana prossima, sempre e solo su Cilento Channel. Ciao!